Autocarrozzeria Sandro Cirina. Verniciatura a forno, banco riscontro millimetrico, box tintometrico, piano aspirante. Zona carteggiatura, igienizzazione auto, soccorso stradale e autosostitutiva. Via Benjamin Franklin 3, Selargius. Autocarrozzeria Sandro Cirina. 20 anni di esperienza. Nuovamente buongiorno a tutti, che dire, la Serpionga è arrivata alla 21esima edizione, anche quest'anno l'abbiamo messa in piedi un po' con qualche difficoltà, però sicuramente abbiamo voluto creare qualcosa di più agibile a tutti, abbiamo creato un percorso molto più leggero, specialmente nella marathon, accorciandolo sulla distanza, riducendo di 5 km e abbassando anche molto il dislivello di quasi 400 metri. Un grazie particolare a tutta la giunta comunale che anche quest'anno ci è stata molto vicina. Vorrei dire grazie all'assessore dello sport, Maria Barbara Pugedu, la dottoressa Maria Barbara Pugedu, che chiediamo giusto due parole per l'evento. Grazie mille. Grazie Luca, buongiorno a tutti. Per noi è un evento eccezionale, come tutti gli eventi sportivi a Sinai. Sinai ha tante eccellenze, nell'associazionismo soprattutto, ed è questo che arricchisce il nostro paese, la nostra cittadina. Sinai è un paese di tanti sportivi, lo vediamo anche qua oggi. Luca, con la tua associazione ogni anno si ripropone questo evento che naturalmente sosteniamo perché caratterizza proprio il nostro territorio. Mountain bike, la corsa, la camminata, abbiamo visto questi mesi quante persone avete coinvolto, tutte le associazioni. E anche oggi devo dire, sono stata alla partenza, c'erano numerosissimi giovani, non giovani, donne, ragazzi, bambini, ed è questa la bellezza di una giornata come la Serpilonga oggi e altri eventi prima. Sono degli eventi da sostenere, perché lo sport, tra l'altro, è stata valorizzata anche nella nostra Costituzione. Qualche settimana fa è stato modificato l'articolo della Costituzione dove si dà un ampio respiro educativo, quindi un valore molto più alto dello sport. Il concetto sport, lo sport si porta a scuola, si porta tra i giovani, e quello che fate è davvero molto importante, Gianluca. Quindi ancora grazie a voi che avete avuto ancora quest'anno la forza, il coraggio, nonostante le difficoltà, però è una giornata di festa, di bellezza, di sport, di amicizia. Grazie Luca. Grazie a te Barbara, e come hai detto tu, è vero, mi sono scordato prima di dire che c'erano ragazzi, che per noi è il primo anno che partecipano i ragazzi nella short, perché non riuscivamo a trovare un percorso adatto a loro. Quest'anno in un modo o nell'altro siamo riusciti a mettere in piedi questo percorso e mi ha fatto molto piacere vedere i ragazzini alla NST di partenza. Quindi ancora grazie a te di essere qua, di essere presente, e buona giornata, buon proseguimento di giornata. Grazie.
Bene, buongiorno a tutti, mi chiamo Giovanni Cocco e da circa 32 anni sono all'interno del ciclismo e negli ultimi anni mi dedico a dare un aiuto ai giudici e alle società. Praticamente stiliamo le classifiche insieme ai giudici con supporto di programmi che io, programmi miei, che per le classifiche, in cui diamo anche i tempi, un semplice tempo manuale, perché è un semplice file in Excel che ti dà la mano quando parti e quando arrivi, e lui ti dà i tempi di percorso. Oggi abbiamo tre percorsi: abbiamo il percorso giovanile che è 16 km, poi abbiamo il percorso medio che è 45,4 che viene chiamata point, e poi abbiamo il percorso lungo da 65 km, il marathon, la 21esima edizione, come dicevo prima. Sono, come dire, già anni, quindi fra qualche istante non mi vedete più in questa cosa, mi vedete a lavorare, a inserire numeri per poi stilare le classifiche finali. Autocarrozzeria Sandro Cirina, verniciatura a forno, banco riscontro millimetrico, box tintometrico, piano aspirante, zona carteggiatura, igienizzazione auto, soccorso stradale e autosostitutiva, via Benjamin Franklin 3, Selargius. Autocarrozzeria Sandro Cirina, 20 anni di esperienza.
qua il primo della Poetry, Paolo Aletta. Grandissimo Paolo, grande Paolo. Con il 124, come diceva Gianluca, abbiamo la prima posizione tra i miei due per la chiave sport Aletta Paolo. 2 ore 17 e 40. Arrivando alla seconda posizione, vediamo con il 129. Bravo. L'arrivo del Master 1 della Ciclopotega Factor D, Giovanni Puccioni, terza posizione. Un altro arrivo. Siamo qua con il vincitore della Point alla mitica Serpilonga, che ormai siamo arrivati alla 21esima edizione, quindi quest'anno abbiamo fatto anche un percorso un po' più leggero, abbassando il dislivello e cercando di diminuire anche il chilometraggio. Ti faccio i complimenti Paolo, perché comunque vincitore della gara, sta a casa, quindi di Sinai, e quindi ti chiederei due parole: come hai trovato il percorso e come hai trovato tutta la gara in sé. Ciao a tutti, sì, sempre una grande emozione la Serpilonga, la gara di casa. Questa è la mia terza Serpilonga, la mia prima gara in assoluto è stata una Serpilonga, quindi non potrei essere più contento di così. Il percorso è sempre stupendo, forse uno dei più belli in Sardegna, e l'organizzazione è sempre al top con i ragazzi della CineMTB e tutti i volontari che presidiavano le varie zone critiche. E niente, bellissimo, sono molto emozionato, forse non ho neanche realizzato ancora, quindi niente, bellissimo, grazie. Bene, grazie e complimenti, anche noi facciamo complimenti a te per la grandissima vittoria. È vero, tu hai esordito con una Serpilonga, quindi oggi te la sei portata a casa per intero, quindi primo assoluto, e quindi è sicuramente una soddisfazione immensa. Grazie ancora e complimenti ancora da parte di tutti. Abbiamo qua il vincitore della short, Daniele Santamaria, che per noi è un onore, perché comunque è il primo anno che facciamo la short. Non riuscivamo mai a trovare un percorso idoneo per loro, e quindi quest'anno siamo riusciti a mettere in piedi un percorso giusto per loro. Giusto la tua opinione, come l'hai trovato e se hai trovato qualche difficoltà? È stata una gara molto veloce, molto dura, con una bella salita all'inizio, lunga, pedalabile come piace a me. L'ho presa al mio passo, ho visto che gli altri erano in difficoltà, quindi verso lo scollinamento ho allungato e sono rimasto da solo. In discesa, la discesa non è la mia specialità, quindi ho cercato di guidare abbastanza in modo prudente, però ho preso i miei rischi senza diciamo finire in aiuola, perché giustamente bisogna sempre calibrare tutto, quindi i rischi non si devono correre. Giustamente poi uno in salita si prende il suo passo, e quando vede che ci sono le gambe si va forte. Non sapevo il distacco che avevo, quindi ho cercato di dare tutto anche in discesa con le mie capacità, e quindi niente, sono arrivato all'arrivo da solo e
stata una bella soddisfazione. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts. 21esima Serpilonga. Un tracciato molto più leggero rispetto agli altri anni, ma sicuramente è tosto anche questo, perché comunque l'abbiamo ridotto di qualche chilometro, abbassato il dislivello, però sicuramente è tosto anche per la giornata che ha fatto. Siamo qua col vincitore della Marathon, che vorrei fare i complimenti, forse non bastano, perché Juniores ha vinto anche l'altra gara della Sardinia Cup e oggi ha vinto la Marathon a Sinei. Mirko Pani, grazie e complimenti per questa cosa, se ci vuoi regalare due parole per come hai trovato il percorso e per come ti è andata la gara. Grazie, allora, senza dubbio il percorso, anche se è stato un po' accorciato, era durissimo, perché il percorso a questi ritmi si fa dura alla gara e poi con questo caldo è diventata durissima. Hai trovato difficoltà nel percorso, qualcosa che ti è andato male, o hai trovato tutto bene, le postazioni ti sono sembrate messe bene, anche i rifornimenti, cosa ci dici del percorso? Il percorso era pieno di rifornimenti e da quel punto di vista non ho mai avuto problemi. Il caldo, ho sofferto un po' il caldo, ma fa parte del gioco. So comunque che hai vinto anche il Gran Premio della Montagna, sei passato per primo e quindi è scollinato per primo e quindi sei giudicante anche il Gran Premio della Montagna, quindi sei andato già forte dall'inizio in salita, hai spinto bene dall'inizio. Sì, ce ne siamo andati con Aero Spiras nella prima salita e poi sul cementone ripido me ne sono andato da solo e da lì ho continuato sino all'arrivo. Da lì hai fatto gara a sé. Complimenti ancora e grazie di tutto per essere qua. Created a legacy off of me just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Che dire, anche la 21esima edizione della Serpilonga è giunta al termine. Sicuramente è stato un duro lavoro mettere in piedi tutto questo come ogni anno, tutta la gente che comunque ci dà supporto, da tutte le associazioni dei volontari, tutte le associazioni sportive di Sinei che ci danno supporto. 21esima edizione. Novità che abbiamo portato importanti è quello in tutti i due percorsi, sia nella Marathon che nella Pointe, abbiamo ridotto il chilometraggio, abbassato il dislivello e questo è piaciuto molto anche ai partecipanti, quindi questa è la nostra vittoria, aver creato un percorso che è piaciuto molto a chi ha partecipato all'evento stesso, quindi che dire, 21esima edizione. I numeri che ci sono stati, diciamo che sono stati buoni, dopo il periodo di pandemia che abbiamo passato e quindi sicuramente abbiamo subito molti cali per via della pandemia, come tutti sappiamo. Però oggi abbiamo avuto un bel numero di partecipanti, abbiamo sfiorato i 200, che non è un numero alto, ma non è neanche un numero basso, quindi siamo contenti di questo. Quindi la gente si sta riavvicinando agli eventi ed è molto importante. Quindi che dire, grazie ancora di tutto, un ringraziamento particolare anche a tutta la giunta comunale che comunque ci ha sempre supportato, ha sempre creduto in noi e ci dà una grossissima mano ogni anno, quindi grazie mille veramente di cuore a tutti e come si dice da noi a Trusanus. We'll be right back.
Autocarrozzeria Sandro Cirina. Verniciatura a forno, banco riscontro millimetrico, box tintometrico, piano aspirante. Zona carteggiatura, igienizzazione auto, soccorso stradale e autosostitutiva. Via Benjamin Franklin 3, Selargius. Autocarrozzeria Sandro Cirina. 20 anni di esperienza.